Allora, buonasera, ben ritrovati tutti al nostro appuntamento del giovedì sera. Ci siamo lasciati la scorsa settimana con le storie narrate da Michele Neri, proprio alla sala della narrazione del nostro museo, storie che parlavano di grulli, di stolti, di sciocchi. Altre storie sentiremo anche questa sera, non narrate dalla viva voce, perché chi le narra purtroppo non è più fra noi, ma comunque avremo modo di sentirle tramite delle registrazioni che la nostra ospite ci mette a disposizione. Il narratore di cui sto parlando è Pietro Camminata, era Pietro Camminata, un contadino analfabeta che ha vissuto tutta la sua vita in un paese in collina nei pressi di Brisighella, in provincia di Ravenna. È ricordato per il grandissimo repertorio di fiabe in dialetto romagnolo che narrava le sere a veglia nel suo paese durante l'inverno. Come dicevo prima, sentiremo alcune di queste storie che verranno analizzate, verranno tradotte, perché appunto il dialetto romagnolo necessita di una traduzione, dalla nostra ospite che ha dedicato a questo personaggio degli studi, un libro, insomma, ha studiato la sua biografia, le storie che narrava e anche come il modo in cui le narrava. Allora, do il benvenuto, la ringrazio per aver accettato il nostro invito alla nostra ospite, la dottoressa Cristina Ghirardini. Buonasera. Grazie, buonasera a tutti, e, grazie di essere qui questa sera, grazie della vostra attenzione. Allora, prima di iniziare presento un attimo la dottoressa Ghirardini, leggo. Allora, ha conseguito il dottorato di ricerca in storia e critica delle culture e dei beni musicali all'Università di Torino nel 2007. Ha collaborato con la Fondazione Casa di Oriani di Ravenna per i progetti del Centro per il Dialetto Romagnolo e anche con altre istituzioni culturali, fra cui sempre continuato con l'Università di Torino. Recentemente ha conseguito un secondo dottorato di ricerca con una tesi sull'improvvisazione poetica in ottava rima in Italia centrale, presso l'Università di Huddersfield. Attualmente insegna storia della musica al Conservatorio di Cesena e Rimini. Allora, prima di darle la parola, vi ricordo che potete intervenire scrivendo nella chat, commentando, facendo delle domande, oppure potete alzare la mano e poi più avanti, nel corso della serata o al termine della relazione della dottoressa, vi darò la parola e potete intervenire direttamente. Per il momento è tutto, vi auguro una buona serata. Prego, dottoressa, a lei. Grazie mille, grazie. Per siccome in occasioni dal vivo direi interrompetemi quando volete, però so che sul web l'interruzione quando volete alle volte crea disturbo nell'ascolto, quindi magari se ci sono proprio cose urgenti chiedo a Simona insomma, di dirmelo, di Certo, dare voce, ecco. certamente, certamente. Sono Rovinetti Brassi che saluto. Grazie, grazie. Dialetto bolognese. Sì. Allora, il lavoro che vi presento riguarda un ambito che voi conoscete bene. Mi viene da dire, secondo me, quasi meglio di me, nel senso che il Museo dell'Immaginario Folclorico so che ha una tradizione lunghissima di studio della fiaba. Io sono l'ultima arrivata, forse, credo che dopo di me non ci siano stati altri che hanno lavorato sulla fiaba, me lo auguro onestamente, però io non li conosco personalmente. In una tradizione di studi sulla fiaba in Romagna che è piuttosto lunga. Abbiamo raccolte fatte dagli studiosi del folklore del passato, come raccolte curate da Paolo Toschi, raccolte che in qualche modo avevano una loro prima raccolta di fiabe che avevano una loro prima presentazione in riviste storiche come la PIE in Romagna. Abbiamo varie figure che a vario titolo si sono occupati di raccogliere delle fiabe nella seconda metà del Novecento. E io qui menziono giusto alcuni antecedenti che per noi sono particolarmente importanti. Menziono per esempio la raccolta di fiabe che ha fatto Ermanno Silvestroni a San Pancrazio di Russi,
fiabe che sono state raccolte dalla voce degli abitanti di San Pancrazio, ma trascritte da Ermanno Silvestroni senza l'uso della registrazione sonora. La registrazione sonora, niente da dire, purtroppo è stata utilizzata nello studio sulle fiabe in Romagna da pochi. Tra questi menziono soprattutto Loris Rambelli, che è un docente, un ex docente ora in pensione, che è stato insegnante a Conselice, quindi nella Bassa, nella provincia di Ravenna, e ha raccolto alcune fiabe che ha registrato e sulle quali ha lavorato anche nell'ambito delle proprie attività didattiche di maestro e che ultimamente sta pubblicando in varie sedi, tra cui un volume di fiabe che ha dato alle stampe proprio nel settembre 2023. E poi Giuseppe Bellosi, le fiabe di Pietro Camminata sulle quali io ho lavorato appunto sono tratte dalle registrazioni di Giuseppe Bellosi. Giuseppe Bellosi è un dialettologo e poeta dialettale che vive attualmente a Fusignano, per tanti anni ha lavorato alla biblioteca di Fusignano, ma per noi è l'esperto di riferimento quando abbiamo problemi legati al dialetto romagnolo e quello che in fondo ha incoraggiato le ricerche di giovani o ormai meno giovani perché ci abbiamo tutti ai 50 e oltre, ma insomma Daniele Vitali, Davide Pioggia che hanno lavorato sui dialetti romagnoli. E ecco, il mio lavoro sulla fiaba è legato alla catalogazione, alla digitalizzazione prima e alla catalogazione delle registrazioni fatte da Giuseppe Bellosi, il quale non era interessato specificamente alla fiaba, quindi nelle interviste che lui ha fatto nel giro di 20 anni, dai primi anni 70 ai primi anni 90, entro i confini linguistici della Romagna, appunto il territorio in cui si parlano i dialetti romagnoli, ha registrato canti popolari, ha registrato proverbi, indovinelli, ha fatto inchieste linguistiche, ha fatto interviste sulle storie di vita e ha avuto modo nel 1981 di incontrare questo Pietro Camminata nella sua casa a Villa Vessano. Come abbiamo detto prima, Villa Vessano è un paesino. Mi verrebbe da dire tra Brisighella e Riolo Terme, se non fossero entrambe località che forse sono poco conosciute fuori dal nostro territorio. Brisighella è nota per l'olio, il Brisighello, e Riolo Terme è una località, ecco, termale. E appunto nell'ambito delle sue ricerche, Bellosi nel 1981 capita, nel gennaio del 1981, capita a casa di Pietro Camminata e facendo così delle domande sul loro dialetto, che peraltro ha delle caratteristiche un po' diverse rispetto ai dialetti di pianura che si parlano nella nostra zona, si è reso conto che aveva un importante repertorio di fiabe che valeva la pena registrare. E Bellosi racconta che Camminata era da un pezzo che non le raccontava più queste fiabe, perché benché a Villa Vessano le veglie si siano mantenute fin circa negli anni 60, nel 1981, quando appunto Bellosi lo incontrò, l'uso di narrare le fiabe alle veglie invernali era ormai da tempo abbandonato. E quindi trascorse alcuni giorni a casa sua e con la piacevole compagnia anche dei familiari che dopo tanto tempo l'hanno ascoltato narrare queste fiabe. Allora, io avrei preparato un PowerPoint che direi comincio a farvi scorrere, perché così illustro la figura di Pietro Camminata e spero sia più semplice ascoltare insieme un esempio delle sue fiabe. Allora, Pietro Camminata era detto Pirot del Fol, Pietro delle fiabe, proprio perché a lui era riconosciuta questa
capacità di intrattenere le persone attraverso il racconto di queste fiabe. Era nato nel 1895 e muore nel dicembre del 1981, l'anno stesso in cui viene registrato da Bellosi. E, nelle registrazioni di Bellosi abbiamo un po' anche un racconto della sua vita. Pirò veniva da una famiglia di mezzadri, ha combattuto nella Prima Guerra Mondiale. Durante la Prima Guerra Mondiale, per qualche tempo, la zona del Podgora non aveva più dato notizie di sé e l'avevano creduto morto. E per qualche attraverso alcune persone venne la notizia a casa che Pirò non era morto, ma insomma era ancora vivo. I familiari chiesero a questi intermediari di far mandare una fotografia. E la foto che vedete qui a sinistra è quella fotografia con un giornale in mano che Pirò mandò a casa durante la Prima Guerra Mondiale per testimoniare che era ancora in vita. Pirò era sostanzialmente un analfabeta, lui stesso diceva che non sapeva né leggere né scrivere e che per fare la sua firma faceva una croce. Aveva frequentato qualche anno, uno o due anni di scuola elementare, ma non aveva, sostanzialmente non aveva appreso né a leggere né a scrivere. Da mezzadro diventa casante, col termine casante indichiamo gli affittuari sostanzialmente, e poi riesce ad acquistare un podere, diventa proprietario di un podere. All'età circa di 60 anni comincia progressivamente a perdere la vista. E quindi quando Bellosi lo incontra nel 1981, però era cieco da tanto tempo. La foto a destra era Pirò nel 1980 con la nipote Teresa, in occasione del compleanno della nipote, quindi un anno prima della sua morte. E nella foto in mezzo lo vedete nel 1955, in occasione del matrimonio del figlio, che è a destra, Giuseppe, con Maria Luisa Orsani. Il repertorio di fiabe su cui ho lavorato, appunto registrato da Giuseppe Bellosi, è stato pubblicato nel 2010 in questa raccolta Pirò del Fall, pubblicata dall'editore Il Ponte Vecchio di Cesena nella collana di fiabe dell'Associazione Istituto Friedrich Schur di Santo Stefano di Ravenna, che è un'associazione che si dedica allo studio appunto e alla divulgazione dei dialetti romagnoli. Come vedete dalla copertina, in questo volume sono presenti delle illustrazioni, dei disegni di Daniele Panebarco, che è un fumettista ravennate che insomma ci ha fatto il regalo di regalarci delle illustrazioni per ciascuna di queste fiabe. Le registrazioni delle fiabe di Pirò, qui faccio un piccolo inciso che purtroppo è per me è un dolore importante, erano state digitalizzate e catalogate nell'ambito dell'attività del Centro per il Dialetto Romagnolo della Fondazione Casa di Oriani di Ravenna, che ha lavorato per una decina d'anni fino a che appunto non è stato tolto il finanziamento e la Regione, con un intento secondo me anche lodevole, ha preso in seno l'attività dell'archivio sonoro dell'Emilia-Romagna, della Regione Emilia-Romagna, e le cose stanno andando avanti in una maniera talmente a rilento rispetto alle possibilità tecnologiche che ci sarebbero oggi, che la cosa ci fa veramente quasi disperare e ci fa pensare che ormai la conoscenza dei repertori di tradizione orale, come le fiabe, come i canti, gli indovinelli, i proverbi, registrati negli anni 70 e 80 o anche prima, quando appunto sono possibili, siano ormai una conoscenza da iniziati. Però ecco, francamente sono tra quelle persone che ritengono
un privilegio poter lavorare su questi materiali, quindi sono fortemente appassionata di questo tipo di registrazioni sonore, anche se sono difficilmente fruibili. Un'altra cosa che mi crea un po' dolore è che da anni ho promesso di lavorare sul repertorio di alcune narratrici, tra l'altro registrate anche da Loris Rambelli, la figura che ho menzionato prima, il ricercatore che ho menzionato prima, e prima o poi spero di riuscire a riprendere il bandolo di una matassa che al momento è un po' aggrovigliata. Quindi per il momento vi presento questa ricerca che ormai è vecchia dal momento che il libro è stato presentato nel 2010, però ecco, in un contesto come il vostro, in cui siete esperti di fiabe, in cui il museo ha un archivio importantissimo, penso che possa essere interessante anche ascoltare e rendersi conto di repertori fiabistici che sono presenti anche altrove. Allora, il nostro Pirot aveva in memoria una quindicina di fiabe che io ho elencato qui. Sono in larga parte fiabe di magia che Bellosi ha registrato in larga parte in un'unica versione. Tuttavia, la fiaba intitolata Trifradel, Pidvi, Pidvo e Pidvet, che qui trovate in questa slide elencata con i numeri 11 e 12, è stata raccontata da Pirot in due volte. E questo per me è un suo interesse, perché siccome appunto dal profilo della mia così formazione che ha fatto Simona, è evidente che io mi occupo di musica, per me è stato interessante confrontare due narrazioni. Perché il mio lavoro su queste fiabe di Pirot è stato non soltanto la trascrizione e la traduzione, ma un tentativo di lavorare sulle sue strategie narrative, quindi sull'uso dei tempi verbali, sull'uso del racconto oppure del dialogo diretto, sugli intercalari, sulle formule, tutti aspetti che con voi proveremo a esaminare più tardi attraverso l'ascolto di alcune brevi registrazioni da una di queste fiabe. Allora, nel repertorio che ho fatto scorrere così in queste due slide, ritroverete sicuramente degli intrecci, così, diciamo così, dei plot narrativi che avete già sentito o che avete in archivio. I titoli che noi abbiamo indicato, la folla de pescador non sapeva mai niente, per esempio, la favola del pescatore che non prendeva mai niente, ho cercato di non inventarmeli io, ma di trarli dalle denominazioni che utilizzava Pirot per introdurre la fiaba che stava per raccontare. Quindi abbiamo fatto anche un po' un tentativo di essere fedeli alle parole del narratore anche nell'individuare i titoli. E quindi in qualche caso si tratta di fiabe che magari voi potreste riconoscere se io avessi usato un titolo, diciamo così, tipologico, per esempio Pirè Pulpetta, è il personaggio che molto spesso si ritrova con il nome Giovanni senza paura, che però appunto Pietro Camminata chiamava Pirè Pulpetta, e questo nome per il personaggio che noi conosciamo come Giovanni senza paura si ritrova in effetti anche in altre fiabe romagnole. Troverete, faccio veramente alcuni esempi non a caso, ma traendoli un po' velocemente. La prima fiaba che vi ho elencato, la folla di Pescador, non sapeva mai niente, è praticamente una fiaba che sicuramente avete nel vostro archivio e sostanzialmente questo pescatore prende un'anguilla. L'anguilla
parla e dice: se proprio mi vuoi mangiare, allora tu devi dare la pelle al cavallo da cui nasceranno 3 cavalli, devi dare la lisca ai cani da cui nasceranno 3 cani, e il mio corpo lo deve mangiare tua moglie da cui nasceranno 3 gemelli. E ovviamente di questi 3 gemelli, 2 vengono catturati da un drago ed è l'ultimo che riuscirà a liberarli. A proposito di questa fiaba, e per introdurre un po' le varianti individuali che molto spesso è possibile riscontrare, in alcune versioni di questa fiaba il presupposto è che la moglie del pescatore era sterile e che rimane incinta a seguito appunto dell'aver mangiato il corpo di questa anguilla. Qui, ecco, questo è un presupposto che Pietro Camminata non prende in considerazione, e piuttosto nell'introduzione a questa fiaba si incentra sulla povertà della famiglia, di questa coppia di pescatore e la moglie. La fiaba su cui ci concentreremo è la folla di Vent, la favola dei venti, il Leombruno o Liombrone. In alcune di queste fiabe, come per esempio nel Liombrone, è stato possibile ricondurre l'intreccio narrato da Pietro Camminata a testi che hanno avuto una diffusione antichissima. Il Liombruno è un cantare in ottava rima che si trova in alcune fonti manoscritte e a stampa del 4-500. In ottava rima, appunto, in volgare italiano e appunto nel metro dell'ottava rima. Però la favola del Liombruno è diffusa anche come narrazione tradizionale nei vari dialetti. In Romagna è stato raccolto in 3 o 4 versioni, quindi non era una fiaba che conosceva solo il Liombrone. In questa slide, per esempio, dovreste vedere, no, forse era nella slide precedente. Ecco, la numero 10, la favola dei 2 amici che vanno a rubare alla zecca dell'oro, riprendono un episodio dei 2 ladri che si trova in Erodoto. Questi 2 ladri che vivono all'epoca del re Ramsinito nel caso della fiaba di Pietro Camminata, i 2 ladri vanno a rubare alla zecca dell'oro, uno dei 2 rimane imprigionato in una vasca di pece che era stata messa appositamente per catturare i ladri, e chiede al compagno che gli sia tagliata la testa perché così non sarà riconosciuto. In effetti il compagno gli taglia la testa e il corpo viene esposto in modo che si cerchi di individuare la famiglia di questa persona di cui si è ritrovato il corpo senza testa. Ma il compagno del ladro riesce non solo a rubare il cadavere, ma addirittura a rubare la cavalla preferita del re, su cui il re aveva posto una guardia a cavallo, e quindi il re, come Ramsinito, così stupito dalla astuzia di questo ladro, decide di tenerselo, di prenderlo con sé a palazzo. Quindi, ecco, come spesso succede in questi narratori tradizionali, portano con sé un sapere antico, un sapere letterario che in un uomo come Pietro Camminata, che è analfabeta e che era appunto cieco quando è stato incontrato da Giuseppe Bellosi, magari non ci aspetteremmo. Però, ecco, in un'epoca di oralità ancora forte e di standardizzazione culturale non ossessiva come quella che viviamo noi oggi, questo poteva ancora succedere. E per questo motivo le fiabe, secondo me, hanno un fascino veramente interessantissimo. Queste 15 fiabe le ho in qualche modo ricondotte ai tipi Arne Thompson.
Cosa vuol dire? Allora, la scuola finlandese che si è occupata di fiabe ha sostanzialmente prodotto una sorta di catalogo prodotto da questi due studiosi, Atti Arna e Stis Thompson, che hanno individuato una serie di tipi di fiabe a partire da un repertorio internazionale. Cosa significa tipo? La definizione del tipo ve l'ho messa qui, è tratta da un volume di Steve Thompson tradotto in italiano. Tipo è una fiaba tradizionale con un'esistenza indipendente. Può essere raccontata come narrazione completa ed avere un suo significato, indipendentemente da quello di qualsiasi altro racconto. Anche se a volte si presenta insieme con un'altra fiaba, il fatto che può comparire da sola conferma la sua indipendenza. Può consistere di un motivo solo o anche di più motivi. E per motivo si intende il più piccolo elemento di racconto capace di persistere nella tradizione. Per esempio un personaggio che si ritrova sempre simile in varie fiabe, alcuni oggetti magici, piccoli episodi, eccetera. Nel 2004 è uscita una revisione dei tipi individuati da Arne Thompson a cura di questo Hans-Jörg Uther, e per cui ecco la sigla che si usa dare alle fiabe per ricondurle all'indice Arne Thompson è ATU, se si usa questa ultima versione dell'indice, con un numero progressivo. Questi numeri progressivi sono ricondotti a delle larghe categorie, fiabe di animali, in cui i protagonisti appunto sono gli animali, fiabe di magia, in cui c'è una componente soprannaturale, fiabe religiose, fiabe realistiche o novelle, fiabe dell'orco stupido, aneddoti e scherzi, fiabe formulari. Per fiabe formulari, adesso ne avrete sicuramente anche voi, da noi in Romagna è abbastanza diffusa la catena della pulce e del pidocchio. Le fiabe di Pirò sono in larga parte fiabe di magia. In qualche caso è stato possibile ricondurre le fiabe ad un unico tipo, in qualche altro caso... Scusate, vado avanti. Per esempio, la favola dei due amici che vanno a rubare la secca dell'oro che ho menzionato prima, l'intreccio narrato da Pietro Camminata era riconducibile a tre tipi dell'indice Arne Thompson. Questo può essere considerato un esercizio sterile, però personalmente trovo interessante poter in qualche modo, attraverso l'indice Arne Thompson, ricondurre le fiabe di Pirot a degli intrecci, dei plot narrativi, a delle fiabe che sono stati riscontrati in altri contesti, in altre lingue, in altre epoche storiche. Quindi questo, diciamo così, è un esercizio che ho compiuto sia per la catalogazione, quando lavoravo al Centro per il Dialetto Romagnolo della Fondazione Casa di Oriani, e che ho ritenuto fosse utile riportare nel libro. Allora, adesso cerchiamo di entrare nel vivo delle modalità espressive di Pietro Camminata, come io le ho in qualche modo esaminate, e dopodiché prendiamo in esame la fiaba del Liombrone, possiamo dire il nome in entrambi i modi perché è attestato in entrambe le versioni, in modo che possiate un po' ascoltare queste modalità espressive che io ho messo in evidenza dalla voce stessa di Pietro Camminata. Allora, cosa ho preso in considerazione per studiare le tecniche espressive di Pirò? L'utilizzo dei tempi verbali. Chi si occupa di fiabe sa che l'inizio è sempre all'imperfetto o al passato remoto, c'era una volta, poi la narrazione della fiaba arriva in un presente, cambia tempo verbale, si usano tempi al presente con dei dialoghi all'interno, un presente scenico che ci mette la vicenda di fronte a noi, e poi alla fine c'è sempre un ritorno a un tempo passato e vissero tutti felici e contenti, ci dicono quando ci raccontano una fiaba.
Di Pirro ho preso in esame inoltre le formule di apertura e di chiusura. E allora noi diciamo c'era una volta, Pirro usava aprire le sue fiabe dicendo e l'ora ida fe savè, che letteralmente significa allora dovete far sapere, e potremmo in qualche modo tradurre allora dovete sapere, oppure allungando questa formula di apertura e l'ora ida fe savè, qui era una volta, dovete sapere che c'era una volta. E poi aveva delle formule di chiusura molto spesso in versi, a volte con delle rime che sono state interpretate da Glauco Sanga e da altri che prima di noi si sono occupate delle fiabe come delle implicite, a volte anche abbastanza esplicite, richieste di compenso, che poteva essere anche semplicemente un bicchiere di vino, poteva essere qualcosa da mangiare. Che probabilmente derivano da un uso di narrare le fiabe da parte di narratori in qualche modo professionisti che narravano delle fiabe per essere ricompensati, adesso non in denaro ma anche in offerte di cibo, in invito a condividere un convivio, per esempio. Poi, come molti di voi sapranno, adesso questo non l'ho scritto chiaramente qui nel PowerPoint, ma ve lo dico, la lingua impiegata da Pirro era una lingua in qualche modo quasi letteraria, nel senso che era un dialetto con alcuni italianismi, con alcune espressioni che non necessariamente si trovano nel dialetto di Villavezzano, ma che risentono del fatto che queste sono fiabe che hanno circolato per tutto il territorio italiano e si sono portati dietro delle espressioni in una sorta di lingua mista o in una sorta di lingua sovraregionale o in qualche caso di italianismo. Poi Pirro, come tutti i narratori, fa un ampio uso del discorso diretto con degli intercalari e io vi inviterò a prestare attenzione a due intercalari. Dis, che viene di solito utilizzato nei dialoghi tra i personaggi per in qualche modo separare gli interventi dell'uno dell'altro, e capiv o capeste, capite o capisci, che sono rivolti invece a chi ascolta, mi stai capendo, capisci questo, quello che dico? Poi, come tutti i narratori di fiabe, aveva una capacità di utilizzare la voce al fine di differenziare i personaggi e di differenziarne soprattutto i sentimenti, le emozioni. Noi abbiamo solo delle registrazioni audio, non conosciamo purtroppo la gestualità di Pietro Camminata, ma molto spesso ad un uso della voce si accompagna un uso della gestualità corporea, quindi una teatralità proprio del narratore di fiabe. In qualche caso Pirro interviene spiegando al suo interlocutore, dando delle spiegazioni oppure commentando quello che sta succedendo e anche appunto alle volte con esclamazioni rivolte appunto a chi ascolta. Comunissime nelle fiabe sono le ripetizioni, non soltanto gli eventi vengono duplicati o triplicati, ma anche i termini, i verbi, gli aggettivi vengono ripetuti per dilatare l'azione e anche per accentuarla sul piano emotivo. Poi ecco, Pirro fa un ampio uso di fonosimboli e onomatopee. Nella fiaba del Leonbruno che ascolteremo, all'inizio ascolteremo come Pirro rende il calare dell'alto, il planare dall'alto di un uccello. Poi in qualche caso ci sono inserti in lingua italiana, ci sono parti cantate o declamate. E, per esempio, la fiaba che dà la fiaba
da cui è tratta l'illustrazione che è anche in copertina, è la fiaba di questo principe trasformato in serpente, che viene in qualche modo sollecitato da un padre di famiglia quando il padre cerca di raccogliere un cavolo per dar da mangiare alle tre figlie, e questo serpente gli chiede una delle sue tre figlie. E come ci aspettiamo, è la più piccola che ha il coraggio di in qualche modo entrare nel mondo del serpente. E il serpente in realtà è un principe che è stato sottoposto a un incantesimo, e la ragazza rimane incinta e troverà il modo di liberare il principe dall'incantesimo, perché dopo la nascita del figlio, la notte, una voce si presenta e canta una ninna nanna, e in questa ninna nanna spiega cosa si deve fare per rompere l'incantesimo. In questo caso però non usa veramente una voce cantata, una voce intonata, ma piuttosto una declamazione diversa rispetto alla voce impiegata per narrare le fiabe. Quindi ecco, per me è stato interessante anche mettere in evidenza aspetti come questi. E infine il ritmo e la densità della narrazione non sono costanti. Alle volte Pierrot ci mette del tempo per raccontare un episodio, un fatto, in qualche caso invece la narrazione diventa più concitata, più veloce, e anche appunto la voce di Pierrot rende conto di tutto questo. Allora, partiamo con il nostro Leon Bruno, nella versione di Pietro Camminata. Vi dicevo che Leon Bruno è attestato nei cantari in ottava rima, in volgare italiano. E vi ho messo qui due riferimenti bibliografici: Poeti minori del 300 a cura di Sapegno, dove appunto potete trovare il testo per intero, e questi cantari novellistici dal 3 al 500. Se cercate in rete, trovate la versione dai poeti minori del 300 di Sapegno, del cantare dell'Ombrone. Ma adesso noi cominciamo con la narrazione di Pietro Camminata. In questa mia presentazione io utilizzerò 5 o 6 frammenti, della durata, la vedete in basso a destra, questo 1 minuto e 12, al massimo di 3 minuti, per cercare insomma di non stancare l'ascolto, perché in rete so che è un po' faticoso, e poi comunque è forse una lingua che non è detto che sia facile capire per dei toscani. Però vi ho presentato qui davanti il testo in dialetto e la traduzione italiana, in modo che chi vuole possa seguire sul PowerPoint le parole di Pierrot. Allora, siamo all'inizio della fiaba e quindi ascoltiamo la presentazione dei protagonisti. Il protagonista con cui si apre questa fiaba è un padre che aveva tre figlie e un figlio, e naturalmente viveva in povertà. La formula di apertura è quella che vi ho detto prima e che trovate qui in rosso. E allora Ida Fessave qui era una volta. Dovete sapere che c'era una volta un padre, aveva tre figlie e un figlio. Aveva tre figlie e un figlio, e quindi andava in giro a cercare qualche cosa per dar da mangiare alla famiglia. E un giorno vede che scende un uccellaccio. E sentirete il volare dell'uccellaccio, il planare dell'uccellaccio attraverso questo blom, 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 blom ripetuto di Liombrone. E questo uccello gli chiede insomma cosa sta facendo, e il padre di famiglia gli spiega che appunto sta cercando qualche cosa da dar da mangiare ai figli. L'uccello gli chiede se ha un unico figlio, e il padre risponde: sì, ho solo quello. E l'uccello gli fa una proposta impegnativa.
Se il padre gli dà il suo figlio, l'uccello gli darà due sacchi di soldi. Il primo lo dà subito e l'altro glielo dà appena il padre gli porta il figlio. E vedrete che a questo punto, mentre questa fase che vi ho raccontato si svolge a dialogo con l'intercalare Edis che vi ho evidenziato in arancione, questo primo episodio della fiaba si chiude con una riflessione mesta di Pirò che dice: Oh, il poveretto, avevo una miseria, avevo una miseria. Ehi, ci pensò un po'. Ci pensò un po', poi decidete di darglielo. E lo sentirete, io ho provato a imitare il modo in cui lo fa, ma lo sentirete, lo sentirete nella sua voce come lo dice. Vi ho evidenziato anche l'intercalare Capiv in arancione, in alto, per appunto evidenziare quello che dicevo prima, che Capiv è l'intercalare con il quale Camminata si rivolge agli ascoltatori, Dis è l'intercalare che viene utilizzato all'interno dei dialoghi. Allora vi faccio ascoltare subito questo frammento di poco più di un minuto. Allora, mi sembra che nella prova che abbiamo fatto prima si sentisse tutto bene. Se per caso c'è qualche problema, me lo dite. Allora, vedo fece avevo io una volta un pedre, levo tre fioli a un fiume. Volevano miseria, levano miseria. Non devo ladri e fiume, o dire merda, ho visto la truia, quei baccati, quei cosa. Capivo, loro una bella volta erano ladri e merda. Perché sti qui, lui, tu, e non urlas, gran, brum, 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 brum. Tu sposa le dritte. Ma dice, figlio qua è buon uomo. Dice, apri il caffè, dice. Ma io ho una miseria, dice. E io ho triburdala, dice. Ma io do fiori, è un fio. E dice, ma vende a me fio. Ma dice, io sul quale, dice. Oh, dice, vive, dice, dexte gran malatco tre. E pun matana, quanca portia fio, dice. A vendere con il malato, cioè pure è una miseria, è una miseria. Cioè, a pensare un po', usare questa idea. Ecco, una volta deciso di cedere il figlio, questo uccellaccio torna a casa. Io ho messo in evidenza in giallo i tempi verbali. C'era una volta, avevo una miseria e alla fine ci pensò un po'. E poi si decise di darglielo, quindi l'uso dell'imperfetto e del passato remoto. Però, come vi ho detto prima, nella narrazione delle fiabe, da un inizio in un tempo indefinito nel passato si passa al presente. E quindi, a parte quel cere iniziale, da qui la narrazione passa al tempo presente. Arriva a casa. E si mette a sedere nella sedia delle tribolazioni. C'era evidentemente il trono della sofferenza nella casa di questa famiglia così misera. E a turno vengono giù le tre figlie a cui il padre dice di aver venduto l'ombrone. E le tre figlie, alla fine non è che siano tanto tristi, anzi, sono tutte e tre contente perché si liberano così di questo rompiscatole. E quindi nel vedere le reazioni delle figlie, si fa un po' coraggio il nostro padre e quindi, insomma, decide che la vendita del figlio, tutto sommato, può aiutare a risollevare le sorti di queste tre ragazze. E adesso quindi ci ascoltiamo questo breve frammento di dialogo con le tre figlie. In Casciovo, o era una scrana, la chiamava la scrana del tribolazione.
E allora quando arriva qua, ho smattato la scala del tribolazione. E allora è stata la grande. Babadi, beh, confermo la scala del tribolazione. Sta buono, sta buono, sta buono. E che dici? Io devo i nostri ombrove. Ma se li devo hai fatto bene. Una canaia come fiete che è del botto. E lui, ciò, lei fu un po' contento. Dopo poco, ho acciato lettere, la pena. Bene, bene, si strafferà del tribolazione. Com'era? Sta buono, voilà, dice, sciavasci, dice. Allora, deve andare un brove. Oh, dopo male, dice. Lo schema di intervento. Che gli gira lei. E allora, da è corretto, è un po' contento. E dice, cioè, ma devi vivere, dice, sta maletto con tre. E poi di smattene, dice, comindane, maletto. E quindi avrete qui notato che il padre di famiglia quasi piange, Camminata gli fa una voce come se stesse piangendo nel dire la prima volta che aveva venduto gli ombrone. E la voce invece della figlia, è una voce delle due figlie, è una voce allegra perché sono contente di liberarsi di quella canaglia, di quel rompiscatole di gli ombrone. E allora il giorno dopo il nostro padre di famiglia porta l'ombrone nello stesso posto dove aveva incontrato l'uncellaccio, il quale si ripresenta e di nuovo plana verso terra e il padre di famiglia gli presenta il figlio e dice si chiama l'ombrone. E allora l'uccellaccio se lo gli dice sali qui addosso a me, il ragazzo parte in groppa all'uccello e il padre di famiglia, questo ve l'ho evidenziato in blu, rimane a guardare finché finché riesce a vederlo e gli dice ti saluto il mio caro ombrone, spero che per te insomma le cose vadano meglio. E quindi in questo addio agli ombrone, dalla voce di Camminata, ricepiamo proprio la mestizia di questo padre che dà l'addio al figlio. Poi la voce di Camminata cambia quando ci presenta chi è in realtà questo uccellaccio. Questo uccellaccio, chi è in realtà il committente che ha ordinato di andare a prendere questo ragazzo? Il committente appunto è Madonna Aquilina, è una grande principessa, dice Camminata, e vi chiederei di prestare attenzione a come cambia la sua voce quando introduce Madonna Aquilina. E qui comincia un nuovo episodio della storia. Allora dovete sapere che Madonna Aquilina lo fece istruire, diventa bravo nella scherma, nella spada, diventa un grande cavaliere. Allora, vi ho detto già prima che in qualche caso Camminata omette degli episodi che noi invece impariamo in altre versioni della stessa fiaba. Da noi, nella versione che noi ascoltiamo adesso di Pietro Camminata, il padre cede il ragazzo all'uccellaccio, ma in altre versioni è un esplicito cedere al diavolo il bambino e Madonna Aquilina, in forma di uccello, la donna uccello, interviene a salvarlo. Qui invece Camminata, ecco, suddivide queste due funzioni del personaggio, l'uccello e il committente che manda l'uccello, Madonna Aquilina. E adesso ve lo faccio ascoltare, come abbiamo fatto prima. E allora, io sono la mattina, corretti, io prossimo, e un po' va là, sta posizione, e mer. Dopo poco vedo come sto blablabla, 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 blablabla. E questo è il cuore dele, e dice questo, e dice come stiamo lì un bron. Va bene, un bel bordello, abbastanza.
questo è quello che mi ha detto tre. E loro gli hanno detto, molto mi so qua, dice, addosso a me. Molto so ste bastardo, allora io guardavo, intanto con l'audio. E poi quando ne vestiò, dice, accelutemi, io un bronco. Magari qui che fai bene. E loro capito. O lo so, o il portè, ona chi gira madonna qui lena. Era una grande principessa. Capito? E loro gli pesce vecchia. Non mandai a scuola, ho vinto un gran greve per la scherma, un gran greve cavaliere e tante robe. Ecco, però Leon Bruno, il nostro Leon Brone, a un certo punto noi sappiamo che comincia a avere nostalgia del mondo da cui viene. In un frammento della fiaba che noi non ascoltiamo, veniamo a sapere anche che Madonna Aquilina e Leon Brone sono innamorati, quindi costituiscono sostanzialmente una coppia. E Leon Brone chiede di poter tornare al suo mondo, e però Madonna Aquilina gli dà una condizione. Lui può tornare, ma non deve menzionare mai lei, perché se la menziona perde i poteri magici che lui ha e che negli ascolti che noi, che io ho messo in fila qui, impareremo dopo quali sono questi oggetti magici, queste capacità magiche che Madonna Aquilina dà a Leon Brone. Un mantello che lo rende invisibile e degli stivali che lo fanno volare velocemente. Però nel frammento che abbiamo sentito prima abbiamo saputo che Leon Brone era diventato un abile combattente nella spada. E quindi naturalmente finisce in un paese in cui c'è un torneo e naturalmente in palio c'è la figlia del re. E quindi Leon Brone si presenta a questo torneo e vince. E in questo colorino viola vi ho evidenziato i fonosimboli con i quali camminata senza bisogno di tante descrizioni e di tante parole racconta il combattimento, e bombe, 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 e ha vinto lui la scherma. E allora una bella volta o buon desire, capì, e va a dire va in un paese o era proprio una scherma e disclucco la scherma. E già, e sposa la fiola del re. E loro, la mattina, il momento, lo schermo, va là, capivo, era tan breve, bombe, 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 e ho messo lo schermo là. Ecco, cosa succede? Naturalmente il vincitore della scherma ha in palio come sposa la figlia del re. Ma il nostro Leon Brone cosa dice? Io non la voglio la figlia del re, perché io ho una sposa che è molto più bella di lei. E finisce quindi per evocare la figura di Madonna Aquilina. A questo punto si presentano dei personaggi femminili che rubano un anello che Leon Brone aveva al dito. A quel punto Leon Brone ha capito cosa è successo, ha capito che lui ha perso Madonna Aquilina, e quindi la parte successiva della fiaba narra la ricerca di Madonna Aquilina. E nel cantare, in realtà, la ricerca di Madonna Aquilina è molto più complessa, molto più ricca di tanti eventi. Nella versione di Pietro Camminata, dice che Leon Brone va a cercare Madonna Aquilina prima in un convento di frati,
perché dice loro girano per il mondo, potrebbero sapere qualche cosa, poi in un convento di suore, quindi lo stesso episodio che viene duplicato. Abbiamo detto, quando vi ho illustrato le sue strategie narrative, della duplicazione degli eventi. Quello che è divertente è che sia nel convento di suore che nel convento di frati succedono degli inconvenienti. Per esempio, nell'episodio del dialogo al convento di suore, Liombrone si presenta, bussa al convento, ma si dimentica di avere addosso il mantello che lo rende invisibile. E quindi, dopo aver bussato, arriva una suora che guarda, ma non vede nessuno. E quindi di nuovo deve bussare alla porta e finalmente la suora apre nuovamente, riesce a vederlo e lo saluta in italiano: buongiorno, buongiorno, buongiorno cavaliere. E la suora gli chiede cosa vuole e Liombrone dice: io vorrei sapere se avete mai sentito parlare di Madonna Aquilina. E la suora dice: io non so niente, però chiama Caterina, la suora che gira, che va a chiedere la carità e che quindi potrebbe sapere qualche cosa. Questa Caterina era zoppa, ma prima ancora che Camminata dicesse esplicitamente che questa suora era zoppa, anticipa il movimento delle sue gambe con dei fonosimboli, trek, 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 trek. E appunto questo è un altro espediente per renderci evidente l'arrivo di questa suora zoppa. E, nel convento di suore nemmeno Caterina sa nulla di Madonna Aquilina, ma dice a Liombrone di recarsi nella casa dei venti. No, scusate, questo è l'episodio delle suore, quindi lo manda nel palazzo dei frati. Successivamente, però, nell'episodio dei frati, che noi non ascolteremo, Liombrone viene inviato nella casa dei venti. I venti, girando, potrebbero sapere qualche cosa di Madonna Aquilina. E appunto Camminata denominava questa favola la favola dei venti, proprio perché ci sono i vari episodi dell'arrivo, del ritorno a casa dei venti, di cui dopo noi ne ascolteremo uno. Quindi adesso, questo è un frammento un po' più lungo, 2 minuti e 43 secondi, l'arrivo di Liombrone al convento delle suore, l'atto del bussare col mantello che lo rende invisibile, un secondo atto del bussare e il dialogo con le suore. Ho smesso di reggere, 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 reggere. Poi da là in un modo, poi a un casetto, qui per un coso. Poi ero un convento di sole. Allora dice, voi andare là, e a volte dice il sole, il vero, e va la carità che va per il mondo. Cosa costa, va alla porta, capito? Ma lo levo un pistolino che andio come la mezzo, e una caparella con culevi indosso, non ci aveva brigere. E allora capì, o bad, pem, 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 non si rebrigare la caparella. E allora mi va via una pasta, e dio Marietta, Marietta, va un po' qui, a var via la guerra, e mi ciò. Eppure, a poco più, eppure, inizio. Allora la pensa, ma non c'è mica la caparella. Ho scritto la caparella, pen, 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 pen. Allora dice, ah, ma Marietta, le mese sigio. Ah, i vini, i vini. Allora, ah, buongiorno, 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 cavaliere, buongiorno. Che desideri, allora? Me dice, desiderebbe, dice, sono messo in turco del Madonna Aquilena. E dice, ogni sole di Scatarena, lo ziro, poco lo ziro, la va a carità, e del volto, al potremmo sapere, Scatarena, oh, ma non può qua, trec, 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 lì la mezza sopra, la puretta, trec, 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 arriva lei. Dice, esti che vuoi dire qua, dice, oh, sapevo,
Lasire tanto. Ah, ma c'è in turco del Madonna Quilena. No, ma c'è in turco del... E disegna il sole, disegna il sole, costretto di ostruo, coda di oggi. Allà, che palazzo là. Allà, disegna un mutet fri. Lui dire tutto il mondo. E lui potrebbe anche sapere. Ma dice un po' più di tempo, andai. Ah, lei dice, e io penso poco come. O smetti di stivere, che andio come la mente d'uomo. E poco tempo, rossi, lui rossalà, rom, l'irà. Ecco, finito il dialogo con le suore che lo mandano nel convento di frati, le suore gli dicono, guarda che è lontano, e lui dice, nessun problema, perché aveva, dice, camminata un paio di stivali che andavano come la mente dell'uomo, quindi così veloci che lui in un attimo arrivava dove voleva. Non ascoltiamo l'episodio nel convento dei frati, ma ne ascoltiamo due alla Casa dei Venti. Alla Casa dei Venti arriva, su suggerimento appunto dei frati, assistiamo all'arrivo in successione di quattro venti. I primi tre non sanno nulla di Madonna Aquilina, ma minacciano, si presentano in maniera estremamente minacciosa. Quando l'ombrone arriva alla Casa dei Venti, i venti non ci sono, ma c'è una signora che è quella che gli prepara da mangiare. E la signora lo avvisa dicendo, guarda che tu qui non puoi stare, perché se arrivano ti mangiano. Già a me faceva sempre ridere che i venti si mangiassero un uomo, però insomma, qualcosa di... uno spostamento d'aria fosse in grado di mangiarsi un uomo. Però ecco, l'ombrone risponde, ma se io offrissi una cena a tutti quanti, allora la signora dice, ah no, allora così vedrai che ti accoglieranno. E infatti i primi tre venti arrivano e in modo aggressivo dicono quella frase che io ho evidenziato in giallo, sentono puzza di cristianacci o che ci sono stati e se ci sono i venti se li devono mangiare. E la vecchietta però, la signora che gli preparava la cena, li ferma e gli dice no, guarda che ha offerto la cena a tutti quanti e quindi i primi tre venti che hanno appunto questo atteggiamento aggressivo si placano. Ad ognuno di questi tre episodi, però, mette una frasettina che fa da punteggiatura. Questa la passa, come per dire, questa finisce. Poi arriverà un quarto vento che ascolteremo dopo. I primi tre non hanno notizie di Madonna Aquilina e si comportano come ascolteremo ora. E ho vato alla porta. Qui era la piccina, qui era quella che pareva da Sena. E da me, te clavetco, io sto, buonasera. Ho detto, come mi fate a venire qui? E perché? Perché, ma dice, se alle promette d'arrivo, dice, us fa mangiare. E dice, ho preparato una bella cena e poi dice che pagas me. E dice, allora, mo, dice, spiego, mi porti qui a paura. Allora per una fatta a Sena, che peste o pegani cosa l'ho. E allora, dopo poco, capivo, arriva la nebbia. Gin! Un burro! O chi è che è ste? Chi che trova me tante maniere? Allora la vicina Bora, a qua dice un cavalier, la parpare una bella cena, poi pegalo. Ah, allora la sei puste. Questa è la base. Ecco, lasciamo perdere gli altri due episodi dei venti che arrivano, i venti aggressivi, e vediamo l'incontro con la curena, il libeccio. E
La Curena, a differenza degli altri, invece sa qualche cosa di Madonna Aquilina. E quando sente il nome di Madonna Aquilina, la Curena scoppia a ridere e dice: «Ah, cosa mi raccontate? Ero proprio oggi da lei ad aggirare il bucato e stavo tiravo su le stane delle sue lavandaie, si vedeva tutto quanto, facevo sbattere dappertutto, oh, come mi sono divertita!» E quindi Leombrone dice: «Va bene, allora io domani vengo con te». E la Curena gli dice: «Beh, però bisogna avere le gambe buone». E lui e Leombrone risponde: non si deve preoccupare di questo». In giallo vi ho evidenziato uno di questi commenti. Vi ho detto che alle volte in queste fiabe Pietro Caminata fa dei commenti, fa delle interiezioni. In questo caso, cosa dice? Lui, riferito agli ombroni, lui lo sapeva che avevano gli stivali che andavano veloce, quindi commenta appunto che l'ombrone gli dice di non preoccuparsi, come in una parte, in un libretto d'opera, lui lo sapeva che aveva gli stivali che andavano forte, dice Camminata con noi che lo stiamo ad ascoltare. E come avete sentito molto bene anche dai fonosimboli l'arrivo del vento della bora nella registrazione precedente, anche qui sentirete molto chiara la resa sonora con i fonosimboli dell'arrivo della Curena, sin dall'inizio. Dopo poco l'arrivo alla Curena. Battucetto del porto. Grafia Schianas, o chi è che io stai qui che trovo il tuo maniere? Ah, vedi, va più piano, il lapcino. Vi un cavaliere che la parparena bella sena, pupegalo. Ah, allora, la sei più stai. Oh, buonasera, cavaliere, buonasera, Curena. E il mai vorrei che mandai una cosa. Ah, ci puso, cavaliere. Lei, lì, la sera tan. Non era mia mai cintura con la Madonna Aquilina. Welcome con te. Sei sereno, su che è la buche. Non so divirti un'occhio. E il bucateri, hai potuto stare la testa che ci avviva ogni cosa. O sbattucedi in portone. Non so divirti un'occhio. Dice, allora di smattena a voi con lì. Ah, ciò, dice, cavaliere, io vuoi pol gambonia? Beh, dice, di porte che lì ho paura. No, se vivo che le visti, che andiamo fuori. Ecco, ci avviamo verso la fine della fiaba e Leombrone, insieme a Madonna Aquilina, arriva. Leombrone insieme alla Curena arriva al palazzo di Madonna Aquilina. Allora, nella parte precedente a questo frammento, Caminata ricorda l'accordo che avevano preso la Curena e Leombrone. La Curena avrebbe soffiato così forte che avrebbe aperto tutte le porte e tutte le finestre, in modo tale che Leombrone, reso invisibile dal suo mantello, potesse introdursi nel palazzo. E così avviene, Leombrone, reso invisibile, entra nel palazzo, va nella camera di Madonna Aquilina e prende l'anello che gli era stato sottratto dalle figure femminili che erano apparse quando Leombrone ha ricordato l'esistenza di Madonna Aquilina di fronte al re che voleva fargli sposare la figlia. Leombrone prende l'anello, va nella sala da pranzo e mentre Madonna Aquilina mangia, butta l'anello nel piatto. E quindi Madonna Aquilina si ritrova con quest'anello nel piatto e dice: «Chi l'ha portato quest'anello qui?» E attorno ci sono le ancelle che rispondono: «Io non sono stata». E Madonna Aquilina allora dice, Camminata, con una voce veramente lamentosa, piangente: «Ah, ma sono sicura allora che è un segno del mio povero Leombrone che sarà morto». A questo punto Leombrone si leva il mantello
che lo rende invisibile e si rivela. E qui abbiamo la formula finale di camminata. Bevvero e mangiarono, e io che ero sotto la tavola mi toccò un osso nella barba. Questa è la formula di chiusura finale con queste assonanze che ho evidenziato in rosso e che ascolterete. E allora arriva là da ste palase di Madonna Chilena, capì? Spacca tutto il corpo e lo decker. E tu vai alla camera, tu l'ira prima, capì? O ira proprio l'anello, o si mette la bisciacca. E poi, a mezz'è, gli va a maniera. L'osma è decata a Madonna Aquilena, ma lì la ne vede mica. E ogni tanto la giro, ma com'era, in cu, e ho peccato il magno, e non vuoi mai la roba di te piace. Siamo a gara, dice, e pure lì un bronco, si ha da sapere, non viene definito. Gli dà una piattanza, o su siete quello. E gli atleti, me ne arrivo a capire, dice, come sei a te fatto? Oh, me ne so. E allora, capite, gli ha finito. Ma niente, capite lì un bronco, pian pian, o gli botta l'anello, te piace. E loro, Madonna Aquilena, beh, ti capurte la nella qui. Menso stede, Pietro, menso stede, menso stede, menso stede. Ma loro chi capurte da qui? Ah, loro, sicuro, sicuro. Dice le sende pora lì un bronco su amore. Allora scrive la caparella. Tu mi amarco fra qui. Ecco lei, dice, custè, e stè, sempre lei. Invece, in moglie, è messo sotto la tavola, un tucambe l'osta birba. Ecco, allora, prima di chiudere il PowerPoint, in questa parte qui, prima che Liombrone buttasse l'anello del piatto, mi sono dimenticata di dirvi che Liombrone in qualche modo si prende gioco di Madonna Aquilina, perché lui, invisibile, evidentemente mangia dal suo piatto, e Madonna Aquilina vede venir meno le cose dal piatto, e allora teme che sia un segno del suo povero Liombrone. Poi ecco, in effetti si rivela e quindi il lieto fine è assicurato. Allora io chiudo la condivisione perché abbiamo finito le slide e niente, vi ringrazio per l'ascolto. Grazie, grazie alla dottoressa Ghirardini, veramente una bellissima storia, un bellissimo lavoro, molto interessante. E io apro come al solito alle domande, chi ha qualcosa, chi insomma vuole chiedere qualcosa, vuole intervenire in qualche modo, può farlo, potete scrivere nella chat oppure potete alzare la mano e vi do la parola. Prego. Sì, volevo prego. Intervenire. Il direttore del nostro museo, il professor Bordini, sì. Prego. Volevo un'esortazione o una domanda. Sì. Volevo invitarvi a continuare le ricerche, a registrare anche nelle vostre zone, perché sebbene sia molto difficile trovare dei racconti come queste fiabe, molto ben strutturate, con un inizio, uno svolgimento, una fine, però si possono trovare ancora molti frammenti sia di fiabe sia di leggende, di esperienze della paura, insomma del campo dell'immaginario folclorico. Quindi non limitatevi soltanto a studiare le registrazioni fatte ormai un bel po' di anni fa, ma siccome esistono ancora queste tradizioni, le tradizioni folcloriche magari esistono sotto forma di, come ripeto, di frammenti, vi inviterei a continuare nella vostra zona a raccogliere, a registrare, insomma. E io ho quasi la certezza che esistono ancora
tante attestazioni, tante informazioni che possono dell'immaginario folclorico che possono essere raccolte. A fare insomma come facciamo anche noi del museo, ecco, prima cosa. Seconda cosa, volevo chiedere se in questa raccolta di camminata, si chiama questa persona, o in altre raccolte, avete trovato delle fiabe che non sono, diciamo, che non sono proiettate in un tempo lontano, in un paese lontano, cioè nel c'era una volta, no? Quindi una volta, tempo lontano, in un paese lontano, eccetera, ma delle fiabe che sono localizzate in un qui ed ora, come per esempio per la Garfagnana ha trovato Gastone Venturelli e come per altre zone ho potuto riscontrare anch'io, per esempio in Piemonte, ma non solo in Piemonte, non solo nella Garfagnana, ho l'impressione che quello che Gastone Venturelli ha trovato in Garfagnana, cioè la localizzazione delle fiabe localizzate nel qui ora, quindi indica il paese, indica la strada, indica le case, eccetera, e quindi fiabe localizzate, e io ho potuto riscontrare che non esistono solo in Garfagnana, ma esistono in diverse altre zone, per esempio il Piemonte, ma non solo il Piemonte, ecco, se vi è capitato di trovarle anche in Romagna, insomma. Beh, mi sono spiegato forse un po' male, però sostanzialmente spero di essere stato tutto sommato abbastanza chiaro. Grazie. No, no, mi sembra molto chiara la domanda. Allora, aspetta, che sento un ritorno. Spero che... Ah, grazie. Allora, non nel repertorio di Pietro Camminata, ma qualcosa di quel genere lì mi sembra di ricordare di averlo catalogato nelle registrazioni del Centro per il Dialetto Romagnolo, ma dovrei andare a vedere, perché appunto per mia sfortuna, per nostra sfortuna, ormai sono più di 5 anni che non lavoro a questo corpus di registrazioni. Nel presente io narrazioni come quelle che dice lei non le ho registrate, però presumo che esistano anche nella nostra zona. Riguardo a fare la ricerca attualmente, allora io sono una persona che ha un po' tanti interessi. Nei primi anni 2000 ho registrato anche io un narratore di fiabe delle mie zone, qui vicino. Recentemente non l'ho fatto, perché negli ultimi 10 anni, come sa Simona, come sa Umberto, mi sono dedicata alla poesia estemporanea in ottava rima, e quindi ho dedicato le mie ricerche sul campo ad altri aspetti. Però quello che dice è verissimo, è importantissimo. Qua c'è Rovinetti Brassi, che fa parte del comitato scientifico della regione Emilia-Romagna, che si occupa di dialetti, e sono sicura che lui ed altri della sua squadra lo stanno già facendo. Ecco, io diciamo che ultimamente, negli ultimi 10 anni, mi sono interessata ad altri aspetti, quindi non ho fatto ricerche sul presente in Romagna. Sì, se posso dire una cosa, io qualche anno, ormai diversi anni fa, intervistai una nostra conoscente che era nata nel 1922 e aveva vissuto come contadina per moltissimi anni nella bassa bolognese. E lei ci raccontò
una favola, una fiaba che io ho registrato, che è quella delle tre occhette che andavano alla festa di nozze, al traiucarin che andavano a nozze, si dice. E ci sono dei motivi certamente tradizionali, per cui le tre occhette incontrano il lupo, si costruiscono la casetta e il lupo soffiando la demolisce. Però alla fine c'è questo artigiano che punisce duramente il lupo, infilandogli dei chiodi in diverse parti del corpo, non specifico quali, e il lupo, fuggendo, percorre le strade note a coloro che all'epoca ascoltavano la narrazione, quindi le strade del paese di San Gabriele di Baricella e dei dintorni. Quindi è proprio questa fiaba calata in un contesto anche territoriale ben preciso, perché la narratrice faceva proprio i nomi dei singoli posti, dei canali in cui alla fine il lupo si butta per alleviare le sue sofferenze. E poi ancora, io questa volta dalla bocca della mia mamma, che era un'ottima parlante del dialetto della Bassa e ha dato delle informazioni straordinarie proprio anche sulla lingua, eccetera, e però lei ricordava questa canta, cioè questa canzone, non è una fiaba, però era una, un canto che raccontava la sorte miserevole di Napoleone che durante la campagna di Russia aveva perso tutti i suoi soldati. E lei questa cosa purtroppo la ricordava soltanto in parte, era un frammento, però ha concluso la sua registrazione dicendo che sua nonna cantava poco, però quando cantava qualcosa, cantava sempre quella lì. E queste cose sono qui nel mio computer, eccetera, eccetera. E devo dire, siccome sono tutte persone che non ci sono più, un po' a parlarne mi emoziono anche. Ecco, però effettivamente questi frammenti, questi racconti, è stato possibile raccoglierli fino a qualche anno fa. Adesso non so se sarebbe ancora possibile trovare degli informatori in grado di... A livello di frammenti si trovano ancora. Noi abbiamo dei segnali, almeno in altre zone. Però io un po' di anni fa, non tantissimi, ho fatto fare una ricerca in una zona non lontanissima dalla Romagna, cioè il Polesine, sì, in provincia di Rovigo. Sì. E questa mia allieva ha trovato tantissimi frammenti di tradizioni popolari, insomma. Ah. E quindi a livello di frammenti, che sono importantissimi, sì, perché è difficile trovare un narratore come Camminata che racconta così, in maniera così ben strutturata, delle fiabe intere, però a livello di frammenti e per sprazzi di ricordo ci sono tantissimi informatori e si può noi col museo stiamo cercando di farlo tuttora, insomma. Sì. Mi sentite? A me mi si è... Sì, sì, sento. Allora sento. Parlo, mi si è oscurato. Sì, sì, prego. E per quanto riguarda la localizzazione della fiaba, io intendevo proprio quello che diceva lei, cioè nella fiaba c'è la localizzazione di paesi, di strade, di case, eccetera, molto precisa. Al proposito, potete guardare di Venturelli, di Gastone Venturelli, che è relativa alla Garfagnana, le folle della nonna Gemma. E nell'introduzione spiega proprio bene
questa localizzazione delle fiabe, che è come di, secondo i, i, le modalità che diceva anche lei, insomma. Sì. E quindi cercate di, per tornare alla ricerca, cercate di farlo, perché ancora in realtà esistono ancora tantissime tradizioni che possono essere raccolte, che è un peccato che vadano perdute, insomma. Quindi, ripeto, a livello di frammenti, ma frammenti molto importanti. Io faccio ho sempre fatto questo esempio. È una ricerca che può essere definita archeologia del sapere. E come tutte le ricerche archeologiche, come dire, queste tradizioni sono come un grande mosaico di cui si ritrovano delle pietruzze non sistemate, ma che poi messe assieme possono anche dare delle immagini, delle scene, tra virgolette, abbastanza significative, insomma. Quindi io vi inviterei a farlo anche per la Romagna, insomma, anche tramite le scuole. I bambini che intervistano i nonni possono produrre dei piccoli testi anche di poche righe, però molto importanti, insomma. Cosa che, come può confermare anche Umberto Bertolini, che l'ha fatto assieme a me, si trovano tuttora delle attestazioni molto valide, insomma. Colgo l'occasione per salutare il mio amico Luca De Bernardi. Lo saluto carissimamente. Va bene, niente, ho parlato fin troppo. Grazie. Grazie mille. Se posso dire una cosa, quando registravo la favola delle tre occhette che vanno a nozze con i riferimenti diretti al territorio, lì eravamo presenti io, la mia mamma che era vedova da poco, quindi io cercavo di portarla un po' in giro, di farla tornare nell'ambiente da cui, in cui era cresciuta, insomma. Proprio la narrazione della fiaba riusciva a costruire, a provocare la partecipazione emotiva, anche mia, la partecipazione emotiva degli ascoltatori, e questa partecipazione emotiva con commenti e risate aumenta quando ci sono i riferimenti diretti a località specifiche del territorio ben conosciute dal narratore e dagli ascoltatori. Ho avuto proprio questa impressione fortissima, mi sembra ancora di rivedere quelle scene. Nel dialogo fra il narratore e il pubblico, questi riferimenti topografici specifici, secondo me, hanno una funzione molto importante. Ecco. Sì. Io l'ho riscontrata da diverse parti e ne ho trattato in un articolo, mi sembra. Sono sicuro di averne trattato in un articolo, però non mi ricordo dove, non mi ricordo il titolo, non saprei dare indicazioni precise. Però se leggete l'introduzione di Gastone Venturelli alle folle della nonna Gemma, non so se lo conoscete sto libro, sto volume, comunque al Museo dell'Immaginario Folclorico esiste, insomma. Forse non si trova più in vendita, deve essere esaurito, qualcosa del genere. Comunque Gastone Venturelli lo spiega molto bene, insomma. E quindi poi sulla sua scia io ho esteso, perché avevo l'impressione che non esistesse. Venturelli ne parla per la Garfagnana, però io ho potuto riscontrare che esiste da tantissime parti, insomma. Ed è un tipo di fiaba che non è stato
preso in considerazione, non è stato neanche tanto ben individuato, ecco, meriterebbe di essere approfondito, insomma. Comunque vedo che il riscontro per la Romagna, come mi diceva, come dice, come sottolineava il signor Stefano, no? Sì. È effettivamente quello. Ed è chiaro che comporta un'emotività molto superiore, insomma. Va bene, grazie, grazie. Grazie a lei. Grazie, non so se ci sono altre domande, altri interventi, prego. No, solamente salutare Alberto Borghin da parte mia. Ho mandato un messaggio, ma non sono così sicuro che l'amico poco tecnologico lo abbia letto. Ciao Alberto, stammi bene, ti nascondi sempre sotto dei nomi strani, quindi non ti riconosco. Alberto. Sì, sì, no, ma sono io. Ti saluto carissimamente. Avrei anche molto piacere che si potesse vedere, insomma. Ma dove sei adesso tu? A Villafranca d'Asti, non distante da Moncaglieri. Ah, buon. Villafranca d'Asti, Regione Crocetta 65. Me lo segno, Alberto. Va bene. Stiamo combinando un incontro, perfetto. Scusate. Niente, ci mancherebbe. Vedo un'altra mano alzata. Enrica Dallari, prego. Niente, prima di tutto mi volevo complimentare per la bella narrazione in dialetto, è veramente suggestiva. Poi facciamo così. Io bisogna di trovare un video. Ah, ecco. Visto. Trovato? Sì. Ecco, mi sentite meglio adesso, sì. Sì, perché allora, prima c'era rimbombo. Solo un appendice, una piccola osservazione sulla figura del narratore nella tradizione popolare, orale, no? Che è molto interessante perché si tratta, bene o male, di tradizioni corali che non hanno un protagonista, non hanno un autore, non hanno una firma, non hanno una paternità, no? Quindi sono affidate alla interpretazione di un narratore che sembra, da quello che si legge insomma, nei vari testi sull'oralità, che viene investito dalla comunità di una responsabilità, quella di narrare al posto di tutti gli altri, perché lui ha delle capacità notevoli come narratore ed è anche la figura che garantisce la continuità della tradizione, nel senso che il narratore, apportando le sue particolari varianti, no? Costruisce un tessuto, garantisce la continuità di un tessuto di narrazioni che porteranno avanti altri dal momento che la fiaba è, diciamo, mobile, non sta ferma, cammina sulle gambe degli uomini e a volte anche senza le gambe degli uomini perché deriva tutto sommato da un potere immaginativo che prescinde anche dallo scambio tra i popoli. Ecco, solo un'osservazione sulla figura del narratore che è fondamentale. Grazie. Grazie mille. Sì, nel dialogo con Bellosi, poi Bellosi gli ha chiesto anche delle persone da cui lui le aveva prese le fiabe. E quando io poi sono andata a casa del figlio di Giuseppe, il figlio della nuora, quelli che vedevate nella fotografia, in qualche modo con loro ho cercato, è stato un momento interessante intanto perché c'erano alcuni punti in cui io non riuscivo bene a trascrivere le fiabe perché non capivo cosa diceva e mi sono fatta aiutare dai familiari stessi, li ascoltate con loro. E insieme con loro ho ripreso un po' il dialogo su queste figure di narratori che anche loro, specialmente, sì, che anche loro avevano conosciuto, perlomeno alcuni. E, sono d'accordo appunto su questo ruolo del narratore, sono d'accordo sul fatto che sia comunque un atto comunitario,
perché il narratore si basa sull'ascolto di qualcuno, di chi gli è incontro, quindi è un atto relazionale e chi ascolta non è passivo, come avete poi detto voi anche prima, nel reagire, nel ridere, nel partecipare alla narrazione. Ascoltare una fiaba non è per niente un atto passivo, quindi si instaura una relazione che coinvolge entrambe le parti, ecco. Grazie. Allora, altre domande, prego? Se ci sono anche qualche curiosità o qualche testimonianza in merito. Ma volevo forse aggiungere una cosa io che a me è venuta in mente nel frattempo, riguardo alla localizzazione delle fiabe. Allora, una conseguenza, e la cosa me l'ha fatta venire in mente l'interessante questione posta dalla Enrichetta Dall'Ari. Allora, mi è venuto in mente che in fiabe localizzate, per esempio della zona della Val di Susa in Piemonte, no? I bambini che ascoltavano le fiabe, i bambini presenti, diventavano personaggi della fiaba stessa. Grazie a questo elemento di localizzazione nel qui ora, e c'era tutto un interscambio interessantissimo, e questo andrebbe a conferma anche di quanto della potenza, della forza emozionale che suggeriva il signor Stefano, insomma, no? Mi sembra che andava in quella direzione lì. Io ne ho trattato in un articolo, però non mi ricordo né il titolo, né, non saprei darvi, se non mi viene in mente non saprei darvi gli estremi di questo articolo, perché non me lo mi ricordo di averne trattato, ma non mi ricordo dove. E comunque i bambini presenti alla fiaba diventavano personaggi all'interno della fiaba stessa. Cioè, ecco, mi ricordo questo particolare, insomma. Grazie, scusate. Allora, abbiamo altro da aggiungere? Se ci sono altre domande, oppure se la dottoressa Ghirardini vuole aggiungere qualcosa a conclusione di questa serata. Io vi ringrazio, vi ringrazio per l'attenzione, vi ringrazio per la bella serata e poi quest'estate spero di venirvi a trovare in occasione magari di un maggio. Questo sicuramente l'aspettiamo, anzi invece grazie per la serata, anche perché appunto siamo venuti a conoscenza appunto della figura di questo narratore, di Pietro Camminata e di questo grandissimo patrimonio, molto veramente bello, la narrazione in dialetto e tutto il lavoro insomma che è stato fatto intorno alla sua figura, quindi un patrimonio veramente ricco insomma da conservare, e come invitava appunto il professor Borghini, continuare il lavoro di ricerca sempre sulle storie della tradizione in qualsiasi luogo e quindi anche in Romagna. Quindi prima di salutarci però do a tutti l'appuntamento a giovedì prossimo, che sarà il 18 aprile. Sarà con noi il nostro ospite, il professor Oscar Guidi, sarà in presenza alla sala della narrazione, quindi per chi può, insomma, siete invitati a raggiungerci direttamente al museo. Coloro che invece non possono avranno sempre diciamo il collegamento online attivo, quindi potranno comunque seguirci. La presentazione sarà del libro, dell'ultimo libro di Oscar Guidi, Le grotte delle fate, culti ancestrali nella Garfagnana antica, quindi ritorneremo a occuparci di qualcosa della nostra zona. Grazie ancora alla dottoressa Ghirardini e a tutti coloro che hanno partecipato. Dal museo una serena notte, arrivederci.